Era la notte tra il 9 e il 10 settembre del 2000. Un fiume di fango e detriti travolse il camping Leggiare di Soverato, dove trovarono la morte 13 persone, tra le quali un gruppo di disabili dell'Unitalsi e i loro accompagnatori. Le celebrazioni del ventennale, presiedute da Monsignor Bertolone, si sono tenute come ogni anno sulla riva del torrente Beltrame, alla presenza delle più alte cariche civili e militari, dei parenti delle vittime e di tutti quei volontari che ancora oggi prestano servizio a favore di ammalati e disabili. Ogni anno è sempre una brutta cosa venire sul luogo dove hanno perso la vita ben 13 persone. Non c'è un anno che possa colmare la mancanza. Lei era sempre con noi, i suoi ammalati. Infatti, lei è morta mettendo in salvo la sua assistente, diciamo. Dopo 20 anni ancora è duro, è duro. Si rivivono quei momenti, quelle emozioni. Mio padre era un volontario dell'Unitalsi ed è morto per salvare un disabile. Purtroppo non ce l'ha fatta né lui né il disabile. Sono stati travolti. Il ricordo, lo dicevo prima, non solo è vivo, ma continua a bruciare sulla nostra pelle. È la volontà anche di realizzare una piazza in questo posto, ma anche delle installazioni artistiche nel cuore della città di Soverato, ha proprio questo significato, quello di non dimenticare, di tenere viva la memoria. Ma da questa bisogna ripartire affinché chi amministra la cosa pubblica, ma anche i semplici cittadini, vivano con un maggior senso di responsabilità. Nella memoria di Mario, Ida, Serafina, Raffaele, Paola, Iolani, Giuseppina, Franca, Rosario, Antonio, Salvatore, Concetti e Vinicio.